È la prima volta che lo facciamo questo esperimento, riunire in un'unica serata una rappresentanza della società, i giornalisti, tutti i giornalisti, delle varie testate e i vari nostri partner commerciali, le varie aziende che ci hanno sostenuto in questi anni. Abbiamo voluto riunirli in questa unica serata perché si tratta di un'unica famiglia. Mancano, la squadra è rappresentata da tutti quanti noi, mancano i nostri tifosi, ma è come se idealmente fossero qui. Per quanto sia grande la dogana, non c'era posto anche per i tifosi, però è come se fossero qui con noi. E prima di spendere due parole per questo momento così di condivisione insieme, pensavo, è completamente improvvisato, di far dire due parole proprio perché è una serata con voi giornalisti e con i nostri partner commerciali. Volevo far dire due parole, mi farebbe piacere, per quanto riguarda i giornalisti, all'amico Giuseppe Calvi, che non so se c'è, eccolo, che nel suo primo anno di... Non è bello dire pensione, perché tutto sembra in grande pensione, però mi fa piacere che ci sia questa sera a dire due parole. E poi al nostro, in rappresentanza dei tanti partner commerciali, per fortuna, Giuseppe Pandinelli, il nostro sponsor di maglia di Bettita Lipei, che credo che sia ancora qui. Ripeto, una cosa improvvisata, però mi sembrava giusto rappresentare un po' ciascuno di voi. Giuseppe, c'è Andrea. No, Giuseppe l'ho visto, Pandinelli di Bettita. Eccolo. Fresco fresco di maglia di quest'anno. Vieni Giuseppe. Ovviamente è un modo per rappresentarvi tutti, poteva essere davvero chiunque di voi, perché ormai chiunque di voi ci segue in questi anni e quindi ormai siete parte integrante della famiglia. Giuseppe, la parola a te. Mi colli di sorpresa, però visto che Elio non c'è, diciamo, mi avvicino ad Elio idealmente, salutandolo, e ovviamente anche ai colleghi che sono sicuramente più anziani, però coinvolto da pensionato, il grazie da parte di tutti noi per questa iniziativa che abbiamo condiviso con voi con piacere, e soprattutto un momento in cui ci sentiamo tutti più vicini e guardando al futuro possiamo dire che, cogliendo un po' la palla al balzo su quella che è stata la tua serata in occasione del 135° anniversario della nascita della Gazzetta del Mezzogiorno, forse quella parola che hai scelto, dico Presidente, visione, ti porta a creare un'altra visione, quella di creare una serata per tutti coinvolgendo le varie categorie. È un Natale felicissimo, ma sono sicuro che si arriverà a un risultato che regalerà ancora più serenità e solidità alla vostra struttura e al connubio con gli sponsor, che sono sicuramente una parte integrante, come sempre sottolineato, e soprattutto al futuro anche di un allenatore che è scelto dal direttore sportivo e dal responsabile dell'area tecnica, non me ne voglia, ma te l'ho sbagliato nell'ordine cronologico, però è stata sicuramente una scelta felicissima che porterà secondo me a dei risultati ancora migliori rispetto a quello che già di tanto clamorosamente importante siete riusciti a fare. Grazie ancora, auguri a tutti e a chi migliora. Grazie per l'onore, io saluto tutti e soprattutto ringrazio la società per questa serata, non
solo ringrazio ma faccio anche i complimenti per quanto hanno saputo fare finora e prendo l'impegno. Io personalmente penso che anche gli altri sponsor mi seguiranno a rinnovare questa serata semmai nel mese di giugno. Per cui niente, non mi resta altro che augurare a tutti voi e soprattutto al mio caro Presidente gli auguri di buon anno. Grazie. Io davvero due parole conclusive per questa serata. Innanzitutto grazie per essere venuti così tanti, così numerosi. Noi in questo percorso complicatissimo non ci siamo mai sentiti soli in questi anni. Cioè, siamo stati sempre accompagnati da una tifoseria straordinaria che non ci ha mai mollato sin dal giorno 1, ma soprattutto non ci siamo mai sentiti soli perché supportati da un gruppo di addetti ai lavori, di giornalisti, che pur raccontandole così questa bella favola di questi anni che abbiamo costruito insieme, lo hanno fatto con obiettività, con oggettività, ma allo stesso tempo cercando di spingere, trascinare la squadra del territorio. E io vi ringrazio per il continuo supporto, per il fatto di raccontare con tanto trasporto, pur rimanendo estremamente professionali, le gesta di questi anni. E poi devo dire grazie a tutte le tantissime aziende che sono qui presenti, tutti i nostri partner commerciali, molti di voi, tantissimi, hanno sposato ad occhi chiusi il nostro progetto quando era difficile da avere appunto la visione di intraprendere questo percorso insieme. Eravamo con molti di voi, eravamo in Serie C, un'avventura tutta da scrivere, con mille incertezze, e molti di voi erano presenti sin dal giorno 1. Poi via via se ne sono aggiunti gli altri e oggi c'è questa bella famiglia che si è formata. Ma un'ultima parola di ringraziamento, permettetemi di spenderla per chi ogni giorno si permette a tutti noi di vivere questo sogno. Mi riferisco innanzitutto ai miei soci, gente che sin dalla Serie C non si risparmia con sacrifici davvero enormi, davvero inimmaginabili. Io a volte non sono nemmeno in grado di esprimerli quando parlo, i sacrifici che ciascuno di noi e di loro compie per levare le proprie famiglie e metterle a disposizione del Lecce in questi anni. A tutti i dirigenti del Lecce, a Pantaleo, che sono felice di aver convinto qualche anno fa di riportare a casa e che insieme a Stefano ci stanno dando un percorso nuovo dal punto di vista tecnico. Stiamo tracciando un percorso all'avanguardia, no? Il Lecce dei giovani, il Lecce che anche in Serie A riesce a stupire con coraggio e con rispetto di quei famosi parametri economici di bilancio, che in questo momento in cui sta emergendo che qualcuno attraverso stratagemmi ha fatto finta di rispettare, noi li abbiamo rispettati sul serio, tra mille sacrifici. Ringrazio anche il mister e il suo staff che da ormai un anno e mezzo è con noi e che è entrato in punta di piedi in questa famiglia e ha risposto sempre sul campo col lavoro, col duro lavoro e con i fatti. Sono felice che la gente abbia capito lo spessore sia dell'uomo che dell'allenatore e vi posso assicurare, anche se li vedete di meno, che le stesse caratteristiche le ritroviamo anche nel suo staff, composto da persone, grandi lavoratori e grandi persone di grandissima competenza. E quindi sono perfettamente in linea con quello che è il progetto del Lecce. E poi tutti i nostri collaboratori, qui vedo Giuseppe Mercadante che rappresenta il vertice della struttura amministrativa, il dottore Mercucci che è il nostro amministratore delegato, Chiara Carrozzo al vertice dell'area finanziaria, tutta gente che lavora, credetemi, per tre, per quattro. Il miracolo a Lecce è possibile perché abbiamo delle persone, ognuno di loro, che fa lo sforzo per tre, per quattro, e come loro tutte le persone che appartengono a ogni area
sono tutti artefici di questo piccolo grande miracolo che stasera ho il piacere davvero di condividere con voi. Quindi a tutti loro e a tutti voi va il mio grazie, perché se siamo qui stasera spensierati e felici a festeggiare in questo momento un Natale che per fortuna per tutti i tifosi è sereno, e grazie appunto a tutti voi. Grazie. C'è un cuore che batte, ma nessuno lo sente. Però ti assicuro, un giallo rosso è per sempre. A due passi dal mare, la domenica sarà nel segno del Lecce che vincerà. C'è un cuore che batte, ma nessuno lo sente. Però ti assicuro, giallo rosso è per sempre. A due passi dal mare il tifo esploderà, quando il Lecce in campo scenderà. Vola, vola Lecce, sei nel cuore di chi crede solo a te. Quando non ci sei, ricordati di noi, nel bene e nel male noi con voi. Vola, vola Lecce, sei nel cuore di chi crede solo a te. Quando non ci sei, ricordati di noi, nel bene e nel male noi con voi. In campo chi scende ha un cuore grande. Ti assicuro, comunque vincente. Perché giallo rosso è per me anche per te, forza Lecce, ale, Lecce, ale. Vola, vola Lecce, ale, sei nel cuore di chi crede solo a te. Quando non ci sei, ricordati di noi, nel bene e nel male voi con voi. Sei grande Lecce, il mio grande Lecce, forza Lecce, devi vincere per noi. Ovunque tu sarai, con te saremo noi, nel bene e nel male voi con noi. Sei grande Lecce, o mio grande Lecce, forza Lecce, devi vincere per noi. Ovunque tu sarai, con te saremo noi, col cuore giallo rosso ovunque andrai.